È stato inaugurato oggi il nuovo sistema di sicurezza presso il Tribunale Civile di Perugia, che verrà utilizzato in parte dagli uffici postali e in parte dagli uffici del Tribunale, consistente in una bussola metal detector bidirezionale collocata in corrispondenza della prima porta di ingresso-uscita degli addetti del Tribunale, due uscite di sicurezza, due metal detector per il controllo dei bagagli. I lavori richiesti dalla Procura Generale della Repubblica nel 2016 per innalzare il livello di sicurezza per il personale amministrativo e togato del Tribunale Civile, edificio era già dotato di sistemi di TV a circuito chiuso con videoregistrazione e sistema antintrusione, sono stati realizzati in collaborazione con il Comune di Perugia, impegnati in una serie di interventi sulle opere murarie, nel consolidamento del solaio e la successiva installazione di un portone blindato di sicurezza. Da più voci istituzionali presenti all'inaugurazione, apprezzando l'importanza della messa in sicurezza degli uffici del Tribunale Civile, è emersa comunque la necessità di velocizzare la tempistica per la realizzazione della nuova cittadella giudiziaria progettata all'interno dell'ex carcere di Piazza Partigiani. Ringrazio però davvero sentitamente e di cuore anche chi svolge funzioni molto delicate in questi luoghi, quindi davvero la vicinanza nostra e la gratitudine ai magistrati, a tutto il personale, all'avvocatura, a tutti coloro che vi operano e con un pensiero anche a chi fu vittima di quella vile aggressione che purtroppo ricordiamo che interessò appunto questo luogo. Condivido che non può che essere questo un momento di passaggio dovuto, necessario, benedetto, ma non può che essere un momento di passaggio verso un altro scenario che è quello di una cittadella giudiziaria. Anch'io sono sempre preoccupato dal primo giorno, quindi non è che lo sono oggi, lo sono dal primo giorno di partenza di questo progetto, preoccupato perché so che in Italia in generale, adesso senza, probabilmente anche negli altri paesi, ma soprattutto quando vengono coinvolte tante amministrazioni, tanti livelli, tanti anche livelli decisionali, bisogna presidiarli i progetti e accompagnarli passo passo, però sono anche per altro verso convinto che quella è la via e con la buona volontà e la tigna anche la determinazione di ognuno di noi, anche degli apicali che sono qui presenti, che ringrazio, dei diversi uffici giudiziari, quello non sia un traguardo irraggiungibile. Per questo ovviamente continueremo ad operare, appena insediatomi ho avuto già premura di poi allacciare così anche io i rapporti con il demanio, che è un po' quello che dirà, ovviamente perché è un soggetto che per competenze ha in mano un po' la gestione anche di questa partita e del tavolo tecnico al quale prima si faceva riferimento, e quindi cercheremo di poter dare anche conto di quelli che saranno i prossimi passaggi a ognuno di voi.